Buongiorno a tutti, un sincero ringraziamento sicuramente agli organizzatori del corso e al dottore Baudi, perché effettivamente è lui che mi ha, tra virgolette, convinto a collaborare e lavorare anche con gli odontoiatri nell'ambito della rigenerazione del tessuto osseo, considerando che sia come background che come esperienza del laboratorio da cui provengo, che è quello diretto dal professor Ranieri Cancedda presso l'Università di Genova, si è sempre dedicato e rivolto alla rigenerazione del tessuto osseo collaborando con gli ortopedici italiani. In particolare siamo partiti dal gruppo genovese, non proprio secondo, è la cellula. Quindi il numero delle cellule da isolare è fondamentale, è importante identificare il tipo cellulare che meglio differenzi nella sede della lesione e ovviamente l'applicazione di queste cellule in questo tipo di impianto sottostà a determinare. Nella prima fase delle nostre ricerche si è partiti con uno scaffold a base di idrossiapatite, composto dal 100% di idrossiapatite, e abbiamo confrontato due tipologie, uno meno poroso, che è qui sulla vostra sinistra, se riesco a segnalarvelo. Ovviamente, solo per mostrarvi i meravigliosi lavori che vengono fatti con questo tipo di microtacca, questa risoluzione, ovviamente mi rendo conto che non sia una TAC a portata di tutti, ma io mi auguro che in futuro, quando abbiamo sottomesso il lavoro, un reviewer è la prima cosa che ci ha chiesto e ci ha detto: va bene, si potrebbe essere sciolto il biomateriale, perché sappiamo che il tricalciofosfato è un po' più sensibile all'idrolisi, quindi acida, del microambiente, e addirittura nel quale adagiare delle microparticelle di polimeri che nel loro contenuto, ricche quindi in esse di lisato piastrinico, quindi dei fattori piastrinici di quel gel piastrinico utilizzato come supporto, da avvolgere come una vera e propria membrana, quindi come un vero e proprio periosteo intorno allo scaffold. Andati appunto a vedere la vitalità di queste cellule, cioè voi guardate, questa è una membrana che dopo la preparazione, dopo circa 3-4 giorni in coltura, le cellule sono in grado di venire fuori dalla biomembrana, aderire nuovamente alla plastica della. Hanno invitato, ringrazio naturalmente Milena che mi ha fatto da traino per essere qui oggi con voi. Mi complimento per la vostra organizzazione, ho seguito la nostra esperienza sostanzialmente per quel che riguarda l'esperienza sull'osso è stata quella nel campo protesico, cioè siamo arrivati quindi a questa conclusione che poi ci ha portato a standardizzare il trattamento iniettivo con come lo facciamo, una tecnica molto, molto semplice. Ci sono dei trocar specifici per effettuare il prelievo, la differenziazione, controllo di qualità del prelievo. Stiamo cercando di capire, avere una visione della lesione che noi andiamo a trattare. Vedete, questo è un muro meniscale completamente in articolazione. Vedete qui come c'è una lesione molto importante e vedete come il concentrato midollare si appiccica veramente al. Dobbiamo continuare per sperare di poter ottenere dei risultati migliori. Grazie. Che va bene. Secondo me lo scaffold o una protezione dello scaffold in questa direzione per utilizzare le saminali, potenziando, è legata molto alla parte tecnica. Materiali, e io stessa ho fatto una sperimentazione con il BIOS della Geislik anni fa, con ottimi risultati, perché effettivamente è un osso reale, quindi ha tutte le caratteristiche. L'orientamento
Castelli di Sanremo, che è una società farmaceutica, proprio perché sì, credo molto nel potenziale di queste cellule da tessuto adiposo, perché c'è una maggiore disponibilità sicuramente. Ci vediamo presto in questo momento.